Ciao ragazzi, siamo alla seconda puntata che riguarda North Stage AX e North Stage 3, quindi le due generazioni a confronto. Siamo arrivati invece alla sezione degli EMO, degli organi. Ora, chiaramente io ho suonato il modello, il B3, ma qui abbiamo anche il Vox, il Farfisa. Ma insomma, partiamo dal B3, che poi alla fine diciamo, è normalmente la cosa che si cerca di trovare al meglio. Ora avete sentito che la differenza c'è, parità di settaggi più o meno. Insomma, abbiamo una notevole differenza di dettaglio. Ora, chiaramente qui si tratta anche di entrare un attimo nel discorso storico. Quando è uscito questo tipo di suono, nel periodo in cui poi sono usciti vari cloni, era un periodo molto, molto agitato dal punto di vista dei cloni Hammond. Me lo ricordo perché anche in Italia si sviluppavano tante idee, insomma, io avevo la fortuna di provarli un po' tutti. E devo dire che chiaramente i cloni Hammond, quelli dedicati, quelli con una struttura anche da Hammondisti, da specialisti, chiaramente hanno un approccio di un altro tipo. È importante quando si suona l'Hammond l'approccio anche la fisicità che si ha con lo strumento, il tasto,
Diciamo che in questi due casi, partendo dal presupposto che sono due tastiere, diciamo, pesate, pianistiche, questa è un po' più massiccia e questa è un po' più morbida. Questa forse per certi versi, per certe cose, con l'Hammond è più comoda. Questa è un po' più precisa, quindi magari si può articolare meglio in certi casi, ma comunque si articola in modo pianistico, non organistico. Mentre qui ci si avvicina un po' di più, è una via di mezzo. Questo dal punto di vista proprio di quello tattile. Poi dal punto di vista del sound avete sentito che c'è una differenza abissale dal punto di vista del dettaglio, della precisione di suono. Ecco, devo dire una cosa, era, come dicevo, era un periodo in cui i cloni si combattevano, io li ho provati un po' tutti, c'era tutto un combattimento di cloni, cosa che c'è ancora oggi, ma all'epoca era molto in voga perché andava di moda l'Hammond tanto nel pop, e quindi tutte le aziende si erano date da fare a riguardo. Allora, lui è più scuro, questo è più scuro, ho dovuto aprirlo un po' per avvicinarlo a questo e per raggiungere un po' quel punto in alto di cattiveria, cosa che facevo anche all'epoca, ma che poi nell'insieme, diciamo, della band, il risultato era ottimo, anche perché invece dall'altra parte, qui per raggiungere lo stesso livello di gommosità sulle che è molto bello questo qui. Qui ho dovuto, adesso ho esagerato, però qui ho dovuto lavorare sulle basse, perché altrimenti mi sarei ritrovato un suono un po' più scavato, meno prepotente. Qui non c'è niente. E qui, allora, parliamoci chiaro, questo discorso in generale, da tutti i punti di vista, è più vicino a un Hammond vero. Questo è un discorso che iniziava, era una ricerca che iniziava. Però questa cosa qua aveva un suo fascino e anche una sua efficacia. ripeto, sono passati tanti anni, quindi questo dettaglio qui. Per non parlare poi dell'Leslie, dell'emulazione dell'Leslie. Insomma, le differenze sono tante. Ora, tornando alla questione, diciamo, più strumentale e di utilizzo. Io credo che questo clone, perché qui, insomma, secondo me c'è poco da recensire, lo conoscete di più, questo magari ve lo ricordate di meno. So che c'è chi ce l'ha questa tastiera, so che la vuole anche vendere, se non ricordo male, sul gruppo. Insomma, spero che questo video lo dissuada. Perché è un valore che va un po' al di là. Poi quando analizzeremo anche i synth, ci sarà un discorso da fare un po' filosofico. Poi, distorsione. Ora, qui, aspettate un attimo che devo fare un lavoro di. Ecco, per esempio, no? Questa gommosità e questa. Adesso io sto schiarendo un po', sto aggiustando un po', ma questa cosa qui, da questa parte, diciamo, è un pochino più hi-fi. Arrivo, anche qui devo fare il blitz. Thank you.
andando tutto, vabbè, cercavo di mantenere un volume che fosse simile, però adesso voglio dire, siamo più o meno nella stessa situazione. Qui ci sono più dettagli, ecco, quando si comincia a entrare nella questione così un po' più grezza della faccenda, poi alla fine sentite che ci si può avvicinare, si può raggiungere un buon livello, secondo me, di cattiveria. Chiaramente il fianco si scopre nel momento in cui si vuole. E lì, insomma. Qui chiaramente non è più, secondo me, una questione di gusti, ma di abitudine e di affetto a un certo tipo di sound. Sono stato spesso in Germania negli ultimi tempi a suonare così, a me che sono capitati dei service che avevano il Nord Electro 2 e queste cose qua, e ci ho fatto la serata. E alla fine, in qualche modo, ho trovato la quadra e per certe cose avevo, quando c'era bisogno di un certo tipo di suono, avevo la sensazione di esserci. Poi oltretutto in quel caso c'era un amplificatore, il tipo che mi ha prestato, diciamo, le sue tastiere, aveva un ampli e c'era un bel rapporto con questo suono, cioè era tutto molto verace, molto sincero, insomma, autentico, e ne sono venuto fuori. Poi chiaramente nel dettaglio sentivo che era questa generazione, però mi sono divertito tanto. Dall'altra parte, qui molto spesso mi è capitato, magari alle prove, per esempio, in ambito pop, in cuffia, così, di sentire, dire, non trovare completamente la soddisfazione nella parte, diciamo, più viscerale della questione, però poi magari andavo di là a sentire che c'era la regia dove stavano registrando e facevano partire il pezzo, oh, sembrava che ci fosse un Hammond. Adesso, a parte gli scherzi, sappiamo benissimo che cos'è un Hammond, è un'altra cosa, spesso lo suono quello vero, con Leslie di fianco, e quando succede quella cosa lì è come con Rhodes, è un altro discorso, un altro campionato, come diceva in Pulp Fiction Samuel Jackson, è un altro campionato, un altro sport, tutto, c'è, cioè, un'altra cosa. Qui si tratta di cercare di venirne fuori con degli strumenti digitali, e devo dire che questa generazione, poi nell'ambito così anche lì dell'hi-fi, cioè della precisione, e viene fuori un lavoro fatto bene. Anche qui, quando registro certe cose, adesso ultimamente non si usa più tanto l'Hammond in ambito pop, così, però le volte in cui, in situazioni dove è adeguato l'utilizzo dell'Hammond, e con questa spesso si trova una quadra che può rimanere quella, a meno che non sia una situazione dove cioè, l'Hammond la fa da padrone lì, insomma. Vai a fare quello vero, perché sennò non ne vieni fuori. Ma anche quando non la fa da padrone, se vai a fare quello vero, senti nel mix un altro discorso. Però, appunto, torniamo a bomba. Stiamo parlando di Nord Stage, non stiamo parlando di quel discorso lì. Perché sennò si potrebbe fare con tutto quello che è col pianoforte. Sennò uno non si compra questa. Allora, ti compri il pianoforte, ti compri il CP70, il Rhodes, l'Hammond, ti compri tutto vero e poi suoni a casa e basta. Tornando a bomba, direi, è chiaro, anche togliendo tutto, stanza. Qui lascio un po' di equalizzazione perché. E metto lo stesso settaggio drop. Poi ditemi anche voi, ragazzi, qual è la vostra sensazione, che sono sicuro che tra voi c'è qualcuno particolarmente affezionato a questo suono,
E magari dice: io mi trovo talmente bene che rimango lì perché per quello che faccio io va bene così. E poi comunque quando chiaramente se non si fa del jazz o cose del genere, è lì chiaramente i puristi giustamente quando vanno a suonare in trio e c'è bisogno di avere un suono di un certo tipo, però se devi fare... Questa è una bella legnata, eh? Io penso che si possa portare a casa una serata in entrambi i casi divertendosi. Se si cerca un certo tipo di parallelo tra l'Hammond e una tastiera che ci si porta dietro, qui non si può coprire tutto, non si può fare tutto quello che si vuole. Qui, mettendosi lì, sì. Cose un po' più... un po' di questo tipo. Chiaramente le farei con questo. Cioè, nel senso, qui arrivi a quel livello. Qui è un altro discorso. Qui, secondo me, esatto, un po' più di cattiveria. Poi, togliendo, abbiamo anche. E qui chiaramente ci sono anche i pipe organs, quindi... Insomma, adesso sto facendo a caso, ma sentite che... È davvero bello, eh? E quindi, insomma, era un, diciamo così, un confronto, ma più che un confronto è... la domanda è fino a che punto si può arrivare oggigiorno con uno strumento che ha i suoi anni come questo. Io continuo a... essere convinto che sia molto valido. Ora poi ditemi anche voi, chiaramente, voglio dire, capisco chi lo sta vendendo perché magari vuole passare a qualcosa di più attuale e tutto quanto. Diciamo che è un peccato perché, insomma, se lo si vende a un prezzo basso è davvero un peccato perché tiene ancora botta, secondo me, è anche parecchio. E quindi io vi ringrazio, vi saluto, vi rimando alla prossima puntata che è quella sui sintetizzatori, di uno e dell'altro, qui anche lì ci sarà da discutere. E vi ringrazio tantissimo perché sempre più, siete sempre più gentili, ve l'ho già detto tante volte, ma non mi stancherò mai di dirlo, è veramente piacevole questa piccola comunità che stiamo creando di questa amicizia tra colleghi, diciamo. E quindi niente, vi saluto e vi mando un abbraccio. Ciao ciao!